Ciao ragazzi e ben ritornati ancora in mia compagnia. Oggi vi presenterò un allenamento che vi farà consolidare il modo di percepire il vostro equilibrio sulla superficie. Inoltre sarà in grado di migliorare la vostra agilità, il vostro equilibrio e la vostra forza. Com'è possibile fare tutto questo? Con un allenamento che consisterà nell'effettuare degli spostamenti nei diversi spazi. Io andrò a utilizzare queste due pattine, che sono delle pattine che si usano per dare la cera. Se per caso non trovate queste pattine, potete usare degli straccetti, che lo scivolamento comunque ha sempre il giusto effetto sulla superficie. Io vi spiegherò passo a passo questo allenamento, così vi insegnerò in che modo utilizzare questo particolare, se vogliamo chiamarlo, attrezzo fitness. Cominciamo pure con il primo esercizio. Allora, si può fare anche con le scarpe questo allenamento, quindi posizioniamo le nostre due pattine sotto le punte dei piedi, in questo modo. Quindi cerchiamo di tenerla, la nostra punta dei piedi, nella parte centrale di queste due pattine. Andiamo a tenere tutte e due le mani al pavimento e ci portiamo in questa posizione. E andremo a fare questo movimento. Io ve ne farò vedere solo 10, però voi dovete eseguirne 20 ripetizioni di ogni esercizio. Quindi andremo a fare questo. Spingiamo in avanti. Prima una gamba in modo alternato e poi l'altra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Allora ragazzi, questo tipo di allenamento di scivolamenti laterali, oltre che a rinforzare in modo diciamo particolare la parte dell'interno e l'esterno coscio, comunque va a lavorare anche su il distretto superiore e il distretto inferiore del nostro corpo. Il secondo esercizio che vi mostro, ragazzi, lo facciamo per ogni gamba. Io ve lo mostrerò solo dalla parte destra, però voi andatelo ad eseguire in tutte e due le gambe. Ci mettiamo sempre nella posizione di push up, quindi mantenendo una linea dritta della nostra schiena dalla testa ai piedi circa, e andiamo a fare questo movimento. Spingo nell'interno, quindi la mia pattina, incrociando la gamba, e vado ad aprirla sul lato. Quindi spingo 2 e apro, spingo 3 e apro, spingo 4 e apro, spingo 5, apro, 6, apro, 7, apro, 8, apro, 9. Apro, facciamo l'ultimo, 10 e apriamo. Quindi noi andiamo avanti fino a 20 ripetizioni e lo ripetiamo anche nella gamba sinistra. Andiamo a fare l'esercizio successivo, che facciamo un affondo dietro, quindi ve lo faccio vedere sul lato. Manteniamo la gamba avanti leggermente piegata e andiamo a spingere dietro la nostra gamba facendo l'affondo dietro e ritorniamo. Quando ritorniamo su, cerchiamo di mantenere sempre il ginocchio leggermente piegato. Ve ne mostrerò solo 10. Voi andate avanti fino a 20 e eseguite la stessa cosa anche a sinistra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfetto, facciamo la stessa cosa anche dalla parte sinistra. Adesso andremo a fare un affondo laterale. Ve lo faccio vedere tenendo la pattina sotto la punta del piede sinistra. Quindi faremo questo. Scivoliamo giù, scendo giù al massimo, tenendo la gamba dove abbiamo posizionato sotto la pattina, bella distesa. 1, ritorno, 2, ritorno, 3, ritorno, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Se voi ce la fate andate avanti fino a 20 ripetizioni e facciamo cambio e lo andiamo a fare anche sulla parte destra. Passiamo all'esercizio successivo. Allora ci mettiamo in posizione di plank, quindi tenendo i gomiti poggiati a terra, in questo caso le pattine le posiziono sotto entrambe le punte dei piedi. Quindi teniamo la posizione di plank e andiamo a fare, mantenendo le gambe tese, delle aperture e delle chiusure. Quindi sistemiamo bene le nostre pattine per 10 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Voi andate avanti fino a 20 ripetizioni. Andiamo pure a tenere adesso le pattine sotto i talloni e ci mettiamo distesi completamente con le spalle e la testa al pavimento. Solleviamo i nostri glutei, quindi teniamo una posizione di ponte e andiamo a fare questo. Allunghiamo le gambe e ritorniamo. Stendo e ritorno. Tutto questo lo devo fare mantenendo sempre i glutei alti. Lo facciamo per 10 volte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Se ce la fate ragazze, voi arrivate fino a 20 ripetizioni. Facciamo l'altro esercizio, ci mettiamo in posizione di ponte a quattro zampe, quindi manteniamo sempre le nostre pattine sotto i talloni e ci portiamo in posizione di ponte a quattro zampe e andiamo a fare lo scivolamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Continuiamo fino a 20. Vi mostro l'ultimo esercizio di questo nostro primo allenamento con le pattine. Andiamo di nuovo a metterci in posizione di push-up, quindi teniamo le braccia distese, tutte e due, in questo modo. Sistemiamo bene le pattine sotto la punta dei piedi, mantenendo le gambe aperte, facciamo questo. Scivoliamo avanti e apriamo. Lo facciamo per 10 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Bene ragazzi, voi andate avanti fino a 20 se ce la fate, se no per la prima volta potete seguirne anche solo 10 di ripetizioni. È abbastanza intenso questo allenamento, infatti è in grado di potenziare e rinforzare al meglio tutto il vostro corpo. Mi raccomando, cercate sempre di non fermarvi. Ciao e buon allenamento!